Vai. Sì, buonasera a tutti, benvenuti al terzo appuntamento dell'evento L'altro Dostoevskij. Abbiamo con noi le traduttrici delle lettere di Dostoevskij pubblicate recentemente per Il Saggiatore, e sono Elena Piredda, Fredda Piredda, docente di lingua russa presso l'Università La Cattolica di Milano, e Giulia De Florio, docente di lingua e cultura russa presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera. Innanzitutto grazie per aver partecipato, per aver insomma, accettato la nostra proposta di conversare, di parlare del vostro lavoro. Grazie a voi. Grazie. Buonasera Eugenia, buonasera a Antonio Filosofia e Movimento. Io lascerei spazio a voi per insomma, illustrare questo lavoro, insomma, che tra l'altro sta riscontrando un grande successo di pubblico. Questo lo so per certo perché ho sentito delle ottime recensioni. Insomma, questo lavoro è stato molto, molto apprezzato, chiaramente, perché in primo luogo presenta delle traduzioni mai, no? Mai tradotte in italiano. Rispetto alla Pavne Sovranie, praticamente, cioè all'opera completa, abbiamo un'integrazione molto, cioè, notevole di materiale che non era stato ancora tradotto in italiano. E questo sia, penso, per insomma, i russisti chiaramente avranno certamente letto l'opera in originale, ma per in generale per un pubblico più generalista, magari chi ama Dostoevskij aveva voglia e desiderio di conoscere così, più ampiamente la vita e i dettagli. Adesso ci racconterete cosa è venuto fuori da questa nuova traduzione. Secondo me è stata veramente una grande scoperta, un grande regalo che avete fatto a tutti. Allora, partiamo appunto da questo, proprio come è iniziata, da dove è nata l'idea appunto di ritradurre e integrare la traduzione delle lettere, come è stato organizzato questo lavoro che io vorrei fare vedere, insomma, la mole, ecco qui non so se si nota, è un lavoro abbastanza poderoso, che penso sarà costato ore e ore, insomma, di applicazione, studio e ricerca. Raccontateci un po', ecco, la genesi del lavoro e poi entreremo in merito proprio alle lettere al libro, grazie. Parto io, poi Giulia Sì, magari mi interrompe. Sì. fate voi, raccontatevi voi in base, insomma, chi vuole Va partire, bene. poi siamo liberi. Buonasera a tutti, e intanto grazie davvero di averci invitato. E rispondendo alla domanda della professoressa Nocera, dobbiamo tirare in causa anche la terza traduttrice, che è stata colei che ha avuto l'idea del progetto editoriale. Stasera non è qui con noi, però esiste e ha originato, ha dato vita a questo progetto, Alice Farina, che ha avuto l'idea appunto di proporre alla casa editrice Il Saggiatore, per cui lei fra l'altro lavora, una traduzione nuova, originale, quindi non ripubblicazione delle lettere già tradotte, e di includerla in una collana già presente nel catalogo del Saggiatore, quindi una collana di lettere. Erano state tradotte le lettere di Proust, di Wilde, di Poe, e ha appunto proposto questa corposa selezione di lettere. Poi abbiamo un po' discusso anche durante la traduzione di quali lettere si potessero forse tralasciare, quali includere. Non è chiaramente una raccolta completa di tutte le lettere scritte da Dostoevskij, ma è quasi completa, e comunque, appunto, rispetto alle selezioni molto parziali che erano state fatte anche a livello tematico, molto spesso, ad esempio, erano state pubblicate le lettere di Dostoevskij sulla creatività. Ecco, questa vuole essere invece una raccolta più completa. Il lavoro da organizzare in tre, adesso Giulia si attaccherà probabilmente a quello che, cioè si continuerà probabilmente quello che dico, è stato complesso, perché ovviamente in tre bisogna coordinarsi. Abbiamo innanzitutto dovuto decidere come dividerci il materiale. Abbiamo ipotizzato inizialmente una prima selezione, una prima suddivisione delle lettere sulla base dei destinatari. Cioè, inizialmente abbiamo detto: bene, io prendo tutte le lettere al fratello, tu prendi tutte le lettere alla moglie.
ma ci siamo resi conto che questa suddivisione rischiava innanzitutto di lasciare fuori molti destinatari e poi rischiava di non tenere presente il fatto che in uno stesso periodo lui scrivesse non a un unico destinatario, cioè anche nel giro di pochi giorni, lui scrivesse a destinatari molto diversi. I riferimenti che si trovavano in una lettera c'erano automaticamente anche nella lettera subito successiva. Quindi abbiamo alla fine deciso di dividere il materiale su base cronologica. E sì, di fatto abbiamo Alice ha prodotto le primissime lettere e poi abbiamo divise il grosso delle lettere, diciamo che le siamo divise io e Giulia, e Alice ha fatto la revisione del testo. Ecco. Esatto. Poi diciamo che a livello di impostazione del lavoro, quindi fase preliminare prima di affrontare i testi veri e propri, ovviamente io e Elena avevamo anche già letto le lettere in originale e quindi abbiamo fatto questo lavoro di lettura approfondita e di una serie anche poi di studi che riguardavano non soltanto il genere epistolare e la traduzione epistolare di Dostoevskij, ma tutto l'universo di Dostoevskij. Ora, evidentemente non abbiamo letto tutto quello che è stato scritto su Dostoevskij, perché saremo un po' qui adesso probabilmente a farlo. Però una base era necessaria. E poi abbiamo iniziato subito da un'impostazione generale del progetto di traduzione, quindi questo è fondamentale, credo che ormai all'altezza del 2021, soprattutto per traduzioni così imponenti e importanti, non si possa prescindere da un rigore metodologico anche nell'approcciare il testo, che partiva dalla, per essere più concreti, decisione di come trattare alcune parole, alcuni toponimi, come lavorare sulle formule di apertura e chiusura delle lettere, quindi tutta una serie di caratteristiche del genere epistolare o della scrittura di Dostoevskij che avevamo evidenziato appunto grazie a questa prima fase di analisi dei testi e che andavano raccordate perché ovviamente poi il volume sarebbe stato uno e anche se portava tre firme era un lavoro che doveva risultare il più possibile coeso e coerente. Quindi sì, anche se c'è stato un lavoro di relazione importante, per noi era essenziale che ci fosse una coordinazione basilare, a prescindere poi da chi avrebbe tradotto cosa. Sì, a proposito della resa appunto della traduzione, ultimamente mi sono confrontato con il traduttore di ADF, Romanzo con cocaina, recentemente ripubblicato, e parlavamo proprio dell'esigenza di restituire in un italiano più più non più contemporaneo, ma comunque più vicino, diciamo, al linguaggio comunque utilizzato oggi. Per esempio, il fatto di rendere, c'era questa cosa carina di rendere la parola papirosa con sigaretta, era un esempio così banale. Ecco, volevo sapere se anche voi avete in un certo senso riadattato, pur mantenendo quel rispetto reverenziale nei confronti chiaramente di un linguaggio che ormai storicizzato, ormai ha uno stile stilizzato come quello di Dostoevskij, seppure chiaramente siamo in un ambito epistolare, quindi non siamo nell'ambito del romanzo. Però volevo sapere se c'era stato anche questo lavoro di, tra virgolette, modernizzazione, diciamo, di un linguaggio. Vado io, Elena, poi se vuoi aggiungi tu. Allora, questo è un grande problema di quando si affrontano testi così lontani nel tempo rispetto al momento in cui traduciamo, quindi parliamo di testi ottocenteschi ed è inevitabile che si ponga subito come primo grande problema e nodo da sciogliere. Lo spieghiamo un po', cerchiamo di spiegarlo nell'introduzione del volume. La strategia che abbiamo utilizzato in maniera così generale è stata sicuramente un bilanciamento tra quella che viene detta, adesso non voglio fare troppi paroloni di studi di traduzione, però con la storicizzazione e l'attualizzazione, ovvero semplicemente mantenere in qualche modo una patina, un ricordo di un tempo che è evidentemente lontano al lettore contemporaneo, ma senza scadere mai nella qua ripetizione o farsesca stilizzazione di un modo di scrivere che non ci appartiene più.
Quindi questo si è riversato, faccio un esempio concreto, per esempio sull'uso degli allocutivi, che è stata anche questa una scelta molto combattuta, perché diciamo che in russo si usa il voi per la formula di cortesia, e nell'Ottocento italiano, come ci ha spiegato bene una grande italianista nel recente libro pubblicato tra l'altro dal Saggiatore, La lingua d'orchestra, c'erano tre allocutivi, c'era il tu, c'era il lei e c'era il voi. Quindi in teoria, se avessimo dovuto rispettare perfettamente le regole dello stile ottocentesco italiano, avremmo dovuto scegliere anche noi questa tripartizione. Il che però nell'applicazione alle lettere presentava dei problemi enormi delle interlocutori, perché avevamo i sua e suo che si riferivano troppo a personaggi terzi e creavano una confusione comunicativa enorme, che si assommava già alla confusione che Dostoevskij spesso intenzionalmente creava nelle sue comunicazioni. Quindi si rischiava davvero di perdere il filo del discorso e il senso. E questo era un sacrificio che non eravamo disposti a fare. Quindi, come sempre nella traduzione, si tratta di scelta e di dominanti. Cioè, qual è l'elemento che devi per forza conservare a tutti i costi e quali sono quelli che possono essere messi in secondo, terzo, quarto piano. Quindi in questo caso abbiamo optato per una soluzione di compromesso. Poi appunto a livello anche lessicale e di formule di apertura e di chiusura ci siamo molto orientati sugli epistolari leopardiano, manzoniano, per ridare un po' questa idea di antichità. E invece ovviamente adattando anche la lingua al nostro sentire, al nostro italiano, perché la traduzione è di due persone che vivono nel 2021 e quindi non possono certo parlare di giochi, aeree o cose strane che oggi suonerebbero ridicole. Sono anch'io completamente d'accordo ovviamente con Giulia, è un tema proprio su cui abbiamo discusso tanto, perché era la chiave fondamentale anche per tradurre e per essere coordinate. Se non fossimo state coordinate proprio su questo elemento della lingua, sarebbe venuta fuori un pasticcio a livello stilistico. E questo chiaramente non vuol dire rinnegare, perché a volte l'idea che passa, erronea ovviamente, è che si voglia stravolgere il passato, non si accettino le traduzioni del passato, anzi no, le traduzioni del passato chiaramente sono ancora dei modelli, le traduzioni di Logatto rimangono di altissimo valore, anche per il fatto che insomma sono state le prime anche in condizioni, ha dovuto produrre anche in condizioni molto più difficili di reperimento anche del materiale rispetto a quello che possiamo fare noi oggi. Però ecco, tentare di tradurre con una lingua di oggi, che è quella che parliamo, senza voler eccedere né da un lato né dall'altro, cioè non far parlare Dostoevskij come un ragazzino che ascolta la trap, ma neanche appunto dire gioco e aere, secondo me, e credo anche secondo Giulia, vuol dire anche rispettare il valore delle altre traduzioni che ci hanno preceduto e che non perdono di valore, ma semplicemente la lingua è cambiata. Come traduceva Logatto ai suoi tempi, era la lingua dei tempi di Logatto. Mm-hmm. Benissimo, forse Vigenia voleva fare una domanda. Sì, buonasera a tutti. In realtà la prima domanda che avevo in mente era proprio quella linguistica, però l'abbiamo già discussa, e allora magari ci potete raccontare un po' quale immagine di Dostoevskij avete avuto mentre leggevate queste lettere? Non è una domanda accademica, ma più così emozionale, personale. Qualcosa che vi ha sorpreso, qualcosa che vi ha scioccato, non so, qualcosa che vi è sembrato tenero di questa persona.
così. Vai tu, Giulia, poi... Poi tanto, ne abbiamo tante di immagini e storie da raccontare. Scegliete una, due, che vi piacciono di più. No, allora, sicuramente appunto più che l'immagine direi le immagini, perché noi abbiamo comunque letto una vita. Le lettere comprendono tutta la parabola esistenziale di Dostoevskij a partire dai 12 anni, se non sbaglio, quindi dalle primissime prove di lettere brevi al padre in cui racconta i suoi non troppo brillanti successi a scuola, fino alle invece i suoi sconvolgenti resoconti da Mosca dopo il discorso di Pushkin, quando si inneggia alla fratellanza e l'unità del popolo russo, e di un uomo di 60 anni arrivato alla gloria, alla fama e al riconoscimento del suo valore artistico. Quindi nel mezzo c'è tutta la vita di Dostoevskij, e questo è veramente un panorama vasto che può essere letto con lenti diverse a seconda di quelle che indossa il lettore in quel momento. Ci può essere il dato biografico, quindi l'uomo Dostoevskij che emerge più dagli scambi epistolari, ma anche la possibilità di versare attraverso le lettere nella cucina, nel laboratorio artistico di Dostoevskij, quindi del Dostoevskij artista. E le due cose non sono scindibili, perché non erano scindibili nella persona e nell'uomo Dostoevskij. Quello che posso dire personalmente, ci sono forse tre punti, ma ne dirò magari soltanto un paio, che mi hanno molto colpito nella lettura e poi nella traduzione del testo. Una caratteristica che emerge di Dostoevskij è che spesso non è così illuminata anche negli studi, anche in tutto ciò che ruota intorno alle critiche, alla critica di Dostoevskij, che è un fortissimo senso dell'umorismo. Dostoevskij era una vera... lingua lunga, era una persona con un'ironia tagliente, era un'ironia che raramente sfociava nella comicità leggera, era più diretta alla sferza, alla satira, anche perché veniva appunto da una persona che aveva una capacità di osservazione della realtà assoluta e di altissimo livello, e prevedeva anche un interlocutore, come sempre l'ironia fa, un interlocutore molto intelligente, molto preparato ad accogliere questa ironia. Tanto è vero che spesso la si ritrova nelle lettere alla moglie, con la quale la confidenza e la sintonia era massima, e soprattutto c'era anche la sicurezza probabilmente psicologica da parte sua che non ci potessero essere ripercussioni di alcun genere o frasi e voci riportate. Ricordiamo sempre che il mondo in cui viveva Dostoevskij, in cui operava, era un mondo strettamente osservato e vigilato, quindi tutto ciò che veniva detto pubblicamente doveva essere conforme all'ideologia ufficiale, mentre nella comunicazione privata ovviamente poteva anche essere un po' più se stesso e lasciarsi più andare. E questo, ripeto, è un tratto che emerge molto chiaramente in varie lettere, in varie comunicazioni. E l'altra grande caratteristica che si nota in tante lettere è la incredibile capacità di... Io la chiamo manipolatoria di Dostoevskij, ma senza dare nessun giudizio di sorta etico o negativo. È però una fortissima qualità dialettica, che si ritrova infatti anche poi nelle sue opere principali, che lavora molto anche a livello linguistico, per tornare alla non domanda di Genia, di Evgenia. Lavora moltissimo sulla sintassi, su una sintassi apparentemente sconnessa, ma appositamente sconnessa per andare a pressare sempre il senso delle parole. E questo crea spesso un disorientamento in chi legge, ma è un disorientamento voluto, perché è un modo per riuscire a manipolare appunto il proprio lettore. Dopodiché, quando lo fa nelle sue opere letterarie, lo scopo è drammaturgico, è di movimento della vicenda o di approfondimento, esplorazione di un tema,
quando lo fa nelle lettere, negli scambi epistolari, gli scopi sono molto più prosaici, ma non meno importanti, sicuramente soprattutto per lui, che possono essere chiedere più giorni per consegnare una parte di un romanzo, che possono essere chiedere il perdono della moglie per l'ennesima sconfitta al gioco, che possono essere, ripeto, le più varie situazioni, spesso molto quotidiane, spesso molto abbruttenti, che però hanno comunque, sortiscono l'effetto che sortiscono proprio grazie a questa sua incredibile capacità di lavorare sulla lingua e con la lingua. Sì, posso aggiungere giusto una cosa. No, è vero che Dostoevskij aveva un grande senso di umorismo. Noi siamo abituati a pensare di lui come di una persona molto seria, molto pesante, anche soprattutto i suoi romanzi, un po' triste, però non a caso quest'anno si organizzano due convegni per il suo bicentenario e due di loro, no, si organizzano molti convegni, però due di loro, uno a Stati Uniti, un altro in Italia se non sbaglio, sono dedicati proprio alla comicità di Dostoevskij, al Dostoevskij comico. Sì, sì, è verissimo, soprattutto nei quadretti che lui dà che lui fa alla moglie, come diceva Giulia, soprattutto alla moglie o alle persone molto vicine quando è in viaggio, che sono veramente dei quadretti comici. Come quando è a passare le acque a Ems e descrive il suono di tutte queste persone che fanno i gargarismi la mattina, oppure descrive la scena di una donna che inavvertitamente entra nel bagno degli uomini, insomma nel luogo in cui gli uomini si ritiravano e è sconvolta, insomma. Sono veramente dei quadri che rivelano la capacità di vedere il mondo anche dal punto di vista umoristico, non un comico tragico a volte, però sicuramente umoristico. Aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Giulia. Chiaramente questo epistolario che copre praticamente tutta la vita di Dostoevskij dà anche immagini di Dostoevskij in mutamento, perché è ovvio, cioè, si parte dall'infanzia e si arriva fino agli anni della maturità, quindi come tutti noi Dostoevskij non è univoco e sfugge qualsiasi tentativo di, insomma, essere rinchiuso in una precisa descrizione. Quello che secondo me viene anche fuori da questo epistolario è un uomo in continua ricerca. In una lettera al fratello di quando ha 18 anni dice queste parole. Adesso, se mi permettete, leggo proprio questo breve passaggio. Adesso non sono tranquillo, ma in questa lotta dello spirito di solito maturano i caratteri forti. Lo sguardo annebbiato si schiarisce, mentre la fede nella vita ritrova una fonte più pura ed elevata. La mia anima è inaccessibile agli impulsi tempestosi di una volta. Tutto in lei è silenzio, come nel cuore di un uomo che nasconde un profondo segreto. Riesco abbastanza bene a imparare cosa significano l'uomo e la vita. Posso studiare i caratteri grazie agli scrittori con i quali si svolge liberamente e felicemente la parte migliore della mia vita. Non dirò nient'altro di me. Sono sicuro di me stesso. L'uomo è un mistero che dobbiamo decifrare. E anche se questo intento occuperà l'intera tua vita, non dire di aver perso tempo. Io mi occupo di questo mistero perché voglio essere un uomo. Ecco, a partire dai 18 anni, ma probabilmente anche prima, insomma, vediamo un Dostoevskij in cammino verso una scoperta, la scoperta del mistero dell'uomo, che tenta continuamente, lo vediamo anche dalle sue opere, chiaramente, di analizzare, di tentare di scovare, e questo dà sostanzialmente il senso anche a tutta la sua vita. Poi, appunto, queste lettere per noi sono una sorta di diario, Dostoevskij non aveva dei taccuini, ma non ha mai lasciato un diario vero e proprio, se non il diario di uno scrittore, che però è un'opera letteraria, non è un diario. Si chiama diario di uno scrittore, ma non lo è. Ecco, queste lettere per noi sono una sorta di diario che, come diceva Giulia, ci fa
spiare un po' dalla porta tutto l'evolversi dell'uomo Dostoevsky. Sì, sono d'accordo con tutto quello che avete detto, sul fatto che il diario di uno scrittore, sebbene contenga insomma, qualche riferimento anche alla sua vita, però io lo accostarei, diciamo, allo zibaldone leopardiano, insomma, il concetto sarebbe fondamentalmente quello. Per cui sì, le lettere sono tutt'altro mondo, e io sono d'accordo su questo aspetto di un Dostoevsky satirico, un po' poi si ritrova in certi bozzetti, magari tipo Il sogno dello zietto, mi vengono in mente certe scritture un po' così, che veramente vanno a colpire nella tipologia di persone molto, molto particolari, e che chiaramente sono eminentemente russe, diciamo, nel loro carattere. E poi, oltre a questo, mi è piaciuto anche molto quello che ha detto Giulia a proposito di come lui quasi applicasse quella che Bakhtin chiamerà la polifonia quasi su se stesso, come esercizio quasi spirituale. Cioè, nel senso, lui metteva prima in discussione se stesso e poi fondamentalmente applicava questo stesso lavorio mentale, insomma, con gli altri, mettendosi in dialettica con gli altri. Quindi, come dire, probabilmente era una sua attitudine, probabilmente questa al rovello, a questo rovello continuo che ha caratterizzato, vediamo, appunto, lui, appunto, giovanissimo, già da 18enne, pensava di dedicare la sua vita a questo mistero che l'uomo. Quindi chiaramente è un uomo, un giovane, insomma, che già aveva scritto probabilmente, cioè era scritto nel destino chiaramente che sarebbe diventato un grande scrittore, ma prima di un grande scrittore, un grande, ora non vorrei appunto riprendere questa etichetta di Dostoevsky psicologo dell'anima, però fondamentalmente, se proprio dobbiamo semplificare, è stato un grandissimo esploratore, insomma, dell'anima in tutte le sue sfaccettature. E poi un altro aspetto che mi è piaciuto molto di Dostoevsky, che emerge specialmente nelle lettere che lui dedica alla moglie, e non soltanto in questo aspetto, è in questo frangente, è l'aspetto di un Dostoevsky un po' più fragile, un po' più, se vogliamo, tenero. Ha degli aspetti di tenerezza veramente inauditi nei confronti della moglie, dei bambini, insomma, quando si preoccupa dello stato di salute, quando lui si trova a Ems lontano e comunque cerca di essere vicino spiritualmente alla moglie, di fare sentire la sua presenza, e anche di preoccuparsi, insomma, del suo stato d'animo. E Dostoevsky viene dipinto come, insomma, un po' talento crudele, insomma, come colui che ha un po', diciamo, marcato su certi aspetti anche di crudeltà nei confronti delle donne, cioè il saggio, appunto, Dostoevsky dal doppio unità, che parla appunto di questo aspetto del Dostoevsky un po' sadomasochista. Cioè, ci sono tante tesi che vogliono invece indulgere su questo aspetto di Dostoevsky crudele nei confronti un po' delle donne. Invece, secondo me, ci sono questo epistolario nella parte, appunto, nel suo rapporto con Anna, secondo me rivela invece una persona molto attenta, molto amorevole, molto affettuosa e amorevole, e cosa che secondo me gran parte del pubblico non conosceva questo aspetto, magari secondo me ha scoperto proprio con queste traduzioni. E quindi, non so, secondo me ci sono questi aspetti sono proprio quello che secondo me rendono particolarmente interessante l'epistolario. E io mi vorrei rifare anche a una frase che c'è, appunto, che dice Alice nell'introduzione, cioè il romanzo, quest'opera, appunto, è un'opera parallela all'opera, ma anche sorgente viva per l'opera stessa, questo epistolario. Cioè, io vorrei commentare un po' questa, ce la stiamo praticamente commentando adesso, ma vorrei che tu aggiungessi di qualcos'altro, nel senso che come abbiamo detto, stanno emergendo aspetti nuovi di questo autore che compendiano e completano un po' l'immagine che probabilmente veniva fuori dal romanzo. E in che senso possiamo dire che lo completano? Possiamo dire che abbiamo conosciuto Dostoevsky a 360 gradi, forse, finalmente.
Tento di rispondere io, poi Giulia si unisce. Innanzitutto sono completamente d'accordo con la professoressa Nocera e non sono d'accordo con la figura di un Dostoevskij crudele, in particolar modo verso le donne. Se vogliamo parlare di un Dostoevskij crudele, era crudele anche verso se stesso, cioè le grandi passioni positive o negative di Dostoevskij, passioni talvolta quasi fatali per quest'uomo, in realtà lo portavano anche a gesti di grande generosità, ma non solo verso la moglie, anche quando delle semplici letterici di Dostoevskij magari gli scrivono per chiedere consigli, Dostoevskij glieli dà anche in un modo molto moderno, cioè suggerendo anche delle prospettive per le donne moderne rispetto al canone dell'epoca. Ecco, è chiaro che si tratta di un uomo dell'Ottocento, però un uomo dell'Ottocento che vedeva nella moglie comunque una sua pari, e anzi, talvolta la percezione che aveva Dostoevskij di se stesso era di essere molto più vile, molto più basso moralmente rispetto alla moglie che veniva, la moglie intendo Anna Grigorievna, nel senso che le lettere all'altra moglie noi non le abbiamo quasi mai, proprio perché Anna Grigorievna poi le ha bruciate, le ha distrutte, insomma. Però ecco, una totale riconoscenza verso la moglie, una grande preoccupazione, insomma, tutto quello che dicevi tu. Capire se abbiamo un Dostoevskij a 360 gradi forse è un po' difficile in questo senso. Dostoevskij in moltissime lettere continua a ripetere questa frase: io non so scrivere lettere, io non so scrivere lettere, non mi piace scrivere lettere, se mai morirò e andrò all'inferno, so che la pena che mi sarà data sarà scrivere 10 lettere al giorno, cioè scrivere lettere per Dostoevskij è proprio una pena terribile. Perché? Perché in queste lettere sente di non riuscire a esprimere fino in fondo le cose importanti, cioè secondo Dostoevskij quello che si riesce a esprimere nelle lettere sono i dettagli quotidiani, i dettagli pratici, ma non quello che più conta nell'uomo. In realtà questa era un po' una sua percezione, perché Dostoevskij le lettere le sapeva scrivere, come vediamo, e riusciva nelle stesse lettere a indagare alcuni temi e indagare l'anima dell'uomo, prima di tutto la sua stessa anima, in modo molto approfondito. Era anche psicologo della sua stessa anima. Anzi, questo è un mio commento, ma forse era una di quelle persone che eccessivamente riflettevano su di sé, quindi essendo sempre molto cosciente di se stesso fino quasi all'eccesso. Quindi sicuramente diventa le lettere odiate da Dostoevskij ci permettono però di avere un'immagine più completa, e la cosa che diciamo spesso è che è interessante vedere come in realtà alle lettere, al genere epistolare, sia dedicata la prima opera di Dostoevskij, Povera gente. In quel caso però l'uso del genere epistolare è puramente uno stratagemma artistico, perché attraverso le lettere, come sottolinea Maria Candida Ghidini nel suo testo Dostoevskij, attraverso questo genere epistolare si dà la finzione della non letterarietà. Ecco, le lettere di Dostoevskij vere invece diventano in qualche modo il romanzo dell'uomo, e quindi diventano è come se Dostoevskij diventasse più trasparente a noi lettori. Però certo, la totalità dell'uomo forse non si riuscirà mai a indagare. Sì,
Non aggiungo molto a quello che ha detto Elena, che è già molto, molto esauriente, è proprio la lezione di Dostoevskij è porre l'attenzione nel voler troppo raccontarsi, perché l'uomo è comunque e rimane, no? Opaco a se stesso. E questa è l'altra grandezza di Dostoevskij, che mentre ragiona si dà già una risposta che poi mette in discussione, lo diceva benissimo anche il professor Caratozzolo nella volta scorsa, no? Nell'incontro scorso. Questa enorme autocoscienza dei personaggi, che, come ha detto Elena, è un'autocoscienza personale, è un suo modus vivendi e di ragionare. Per cui si mette tutto sul piatto, ci si mette a nudo nella consapevolezza che a nudo non ci si è mai, perché è comunque la propria soggettività che taglia la realtà in quel modo preciso e con quello sguardo. Quindi le lettere sono sicuramente un arricchimento anche per gli studiosi, perché fanno parte di tutta quella serie di testi, di quei metatesti che ruotano intorno alle opere letterarie e che gettano comunque luci nuove e permettono di vedere anche il testo letterario secondo nuove prospettive. E questo nel caso di Dostoevskij, appunto, in mancanza di diari, è una fonte importante perché abbiamo i taccuini, come aveva ricordato anche il professor Carpi nel primo incontro di Rete Castigo, abbiamo quelli dell'Idiota, ma sono proprio i momenti in cui si manifesta meglio il processo creativo, non c'è tutto il côté del quotidiano, della vita che scorre in mezzo ai meandri dell'arte. E poi sono importanti appunto perché lasciano molto aperto il canale tra l'arte di Dostoevskij, che si riversasse in pubblicistica, in romanzi, racconti, e la sua vita. E quindi si vede ancora meglio come il rapporto tra le due fosse costante, proprio perché c'era da parte di Dostoevskij una ossessione alla missione creativa. Per lui era davvero la più alta missione possibile, fare arte e fare arte autentica. Il microfono spento? Essere... Ah, si sente? Scusate? Ok, scusate. Allora, riprendendo il tema della creatività, che era stato già squadernato, diciamo, affrontato nella pubblicazione Lettere sulla creatività precedente, però qua viene ripreso ed emerge un Dostoevskij molto attento e preoccupato anche di questo, del cimento letterario, del cimento proprio nell'atto del produrre e di creare opere grandiose come ad esempio l'Idiota. Durante la gestazione dell'Idiota lui si manifesta preoccupatissimo della riuscita comunque di questi personaggi che sono anche dai taccuini, emerge veramente una riflessione molto problematica e intensa di questi personaggi un po' doppi, un po' ibridi, che prima di venire fuori, come diciamo poi li vediamo nel romanzo, sono dei personaggi che hanno molti, molti chiaroscuri. E, per cui è interessante perché va a compendiare quello che è il processo creativo anche della scrittura dostoevskiana, che è fatta secondo me di tanti momenti anche, come dire, molto travagliati, cioè nel senso che noi immaginiamo che il grande scrittore avesse un piano, immaginiamo che i grandi scrittori probabilmente abbiano in mente il loro piano di scrittura come se tutto venisse naturalmente. No, c'è un grande travaglio interiore. E questo Dostoevskij particolarmente colpisce la preoccupazione anche di ciò che il pubblico, di ciò che i lettori avrebbero potuto appunto leggere o comprendere, se insomma l'opera avrebbe soddisfatto le aspettative. Come dire, la sua preoccupazione era quella alla fine di qualsiasi scrittore, anche se era del grande Dostoevskij, insomma. Mi piaceva anche vedere anche questo aspetto di umanità in questo grandissimo scrittore che, come dire, ha scritto delle opere insomma, mondiali, probabilmente al vertice della letteratura mondiale, però, come dire, anche lui aveva delle preoccupazioni del tutto umane, anche il suo processo di creatività era, come dire, un po' larvato da queste ombre e queste preoccupazioni. Cioè, voi avete chiaramente fatto emergere anche questo aspetto che secondo me va a, insomma, ulteriormente a, come dire, a comporre anche un quadro di quella che è la creatività e il processo creativo della scrittura dostoevskiana, che è tutto un Certo, mondo. sì. Sì,
Sì, no, è vero, il desiderio di essere compreso, cioè quando si rende conto che qualche parte del romanzo magari non gli è riuscita come vorrebbe lui, è molto preoccupato, la tensione costante a raggiungere la perfezione per lui in quel momento e essere capito, ovviamente anche avere il successo di pubblico, ma diciamo sì, come dicevi, il desiderio di essere compreso fino in fondo, che le varie parti del romanzo abbiano effetto sul pubblico, questo sicuramente. E effettivamente viene fuori, adesso magari Giulia ce lo dice, viene fuori anche tutto il lavorio che sta dietro poi alla produzione dell'opera d'arte. Sì, esatto, questo era anche un altro punto che a me Elena premeva molto che fosse, che emergesse, ma non per merito nostro evidentemente, ma proprio dalla lettura dell'epistolario, che fossero anche una sorta di piccolo riscatto da tutte le accuse del Dostoevskij sciatto, frettoloso, che scriveva solo per pagarsi i debiti e che quindi per fare questo tralasciava l'importanza della costruzione dell'opera. Spesso si sente dire Dostoevskij badava più al messaggio che alla vicenda. Ecco, no. Dostoevskij aveva una ossessione maniacale per il piano dell'opera, proprio il plan Rabotai, e aveva una padronanza assoluta della drammaturgia. E parlo di drammaturgia perché le opere di Dostoevskij, le grandi opere di Dostoevskij, ma non solo i grandi romanzi, anche i racconti, hanno davvero tante caratteristiche della teatralità. È stato detto benissimo la volta scorsa dalla professoressa Olivieri e dal professor Caratozzolo, mi trovano molto, molto d'accordo su questo punto. Le opere di Dostoevskij, non solo per i dialoghi, proprio per il modo in cui si sviluppa la vicenda, hanno elementi fortemente teatralizzanti e hanno un'impostazione tipicamente novecentesca di performance, quindi badano molto anche alla creazione di un ritmo, di una immagine per accumulo che si risolva poi in un colpo di scena, in uno scontro, in un dialogo, in qualcosa comunque che produca un effetto. E questa attenzione maniacale ai dettagli, che deriva ancora una volta dal suo modo di osservare la realtà, Dostoevskij, io non so se fosse un grande psicologo, ma era sicuramente un grande osservatore. Era un grande osservatore del dato reale, da cui partiva e non poteva, dal quale non poteva prescindere in alcun modo. Tanto è vero che tutti appunto sappiamo quanto si interessasse anche della vita della società, quanto andasse nei tribunali ad ascoltare i processi, leggesse moltissimi giornali, ma anche nei momenti meno diciamo legati alla sua attività artistica fosse sempre in ascolto delle persone intorno a lui e di quello che accadeva. E questo poi veniva riversato ovviamente nelle sue opere, in maniera magari all'inizio più confusa, che poi mano a mano prendeva una forma, e questo processo, questo passaggio da una ricerca a una poi fissazione in immagini, viene spesso anche, si ritrova nelle comunicazioni, nelle lettere che Dostoevskij scrive, soprattutto agli editori. Quella è la parte che più emerge nel rapporto con i vari editori, in particolare Lubimov, ma anche con Maikov, che era anche uno dei suoi più stretti amici, era anche il padrino dei figli. E quindi in quei momenti davvero si capisce quanto tenesse insieme tutte le fila della sua opera, il che non vuol dire che la sua opera nascesse compiuta, era un'opera sempre in evoluzione, è già stato detto da persone molto più brillanti di me nelle volte scorse i vari stravolgimenti del piano dell'opera di Delitto e Castigo, ma non riguardano soltanto Delitto e Castigo, anche l'Idiota, tutte le opere di Dostoevskij hanno subito più fasi e più passaggi, fino ad arrivare ai Karamazov. E tra l'altro l'attenzione maniacale di Dostoevskij, questo è anche un altro dettaglio che a volte è poco conosciuto, partiva anche proprio dal dato editoriale. Dostoevskij fu un editore lui stesso, collaborò col fratello negli anni ancora giovanili, a due riviste, Epocha e Vrimia,
e successivamente, nella fase invece molto più matura della sua vita, fu anche redattore di una rivista molto conservatrice, Grèce d'Anin, nel quale però aveva un ruolo importante proprio di editore, quindi conosceva perfettamente l'arte editoriale, che era una tecnica molto complessa, immaginiamo non era quella di oggi, l'editoria dell'Ottocento russo. E in molte lettere, per esempio, Dostoevskij, quando manda parti del suo romanzo, che poteva essere, per esempio, Fratelli Karamazov, si raccomanda che vengano rispettate una certa impostazione della pagina, e si arrabbia moltissimo quando, per esempio, in una lettera a Lyubimov gli rimprovera che non solo non era stata rispettata l'impostazione che aveva scelto lui, ma addirittura non si era andati a capo, come se fosse tutto un discorso di seguito. Quindi faceva attenzione veramente ad ogni particolare, e aveva anche una forte coscienza di quello che stava facendo. In tante lettere a interlocutori, anche più o meno occasionali, si rivolge con la preoccupazione che una determinata scena, un determinato episodio possano essere considerati disturbanti. Sappiamo tutti la storia dei demoni e del capitolo che poi venne effettivamente censurato, ma anche nei Fratelli Karamazov ci sono scene che sapeva avrebbero creato problemi all'editore e che avrebbero potuto essere in qualche modo o censurate o comunque modificate. Ecco, ripeto, c'è da una parte una ricerca maniacale e un'ossessione per l'esatta definizione, l'esatto modo espressivo, l'esatto procedimento stilistico, passatemi il termine formalista, e dall'altra la consapevolezza che questa era una ricerca in costante divenire e che non sempre poteva arrivare a un risultato felice, o non sempre si poteva poi tramutare in quelle obrasi, in quelle immagini che lui creava e che voleva immettere nelle proprie opere. Grazie. Io adesso, mentre Giulia stava parlando, stavo cercando di ricordare, a parte degli editori, con chi discuteva i suoi futuri progetti, con chi magari discuteva, non so, le bozze, i manoscritti dei romanzi. E, ecco, la mia domanda è questa, perché non mi sono ricordata e voglio adesso chiedere a voi. Se nelle lettere ai familiari, alla moglie, al fratello, alle altre persone, agli amici, si mischiano le cose personali e le cose professionali, oppure lui tenta di dividerli? Non so se mi capite. Sì, è chiarissimo. Allora, con il fratello ha un rapporto privilegiato anche a livello letterario, anche perché il fratello condivideva con lui proprio il lavoro letterario, il lavoro della redazione, della rivista, quindi diciamo che al fratello scrive sia di cose, di questioni personali, ma soprattutto di questioni legate al lavoro, alle opere, alla pubblicazione di articoli. Insomma, il fratello è come se fosse un collega più che un fratello. Alla moglie anche scrive, teniamo presente che lì forse si ribalta un po' la percentuale di elementi della vita personale e della vita letteraria, cioè sì, certo, parla alla moglie di quello che sta scrivendo, però il suo interesse, quando è distante da casa, è più che altro come stanno i bambini, come stai tu, come sto io, cosa mi sta succedendo. Quindi direi che ci sono certamente dei rimandi, ma forse la percentuale è ribaltata. Non so se Giulia è d'accordo. Sì, anche perché, appunto, essendo poi da quasi subito la moglie di Dostoevskij anche la scenografa delle sue opere, le comunicazioni sull'arte, le discussioni sull'arte vengono fatte evidentemente a voce, non per lettera, mentre, come diceva Elena, quando si trovava all'estero per cure o per altri motivi, le preoccupazioni erano altre. Col resto della famiglia no, nel senso che anche quella è una sorta di epopea all'interno
all'interno dell'epistolario i rapporti della famiglia di Dostoevskij con la propria famiglia sono molto complesse, era una famiglia molto complessa, e anche lì però ecco, emerge sicuramente l'idea di un Dostoevskij per nulla indifferente e anzi sempre alla ricerca di un contatto, di un avvicinamento innanzitutto alle sorelle e ai fratelli, ma anche per esempio ad altri parenti non così vicini, che però verso i quali lui sente fortemente dei debiti di riconoscenza, dei debiti morali. Dostoevskij aveva un senso della moralità molto spiccato, a volte forse anche fin troppo, nel senso che produsse più danni che bene, ma nei confronti per esempio della moglie, del fratello, della cognata, cercò tutta la vita di provare a trovare il sostentamento, i soldi per mantenerli, quasi che fosse colpa sua e responsabilità sua la morte precoce di Mikhail, del fratello. Quindi sicuramente con i fratelli, con le sorelle, quindi con la famiglia in generale, i rapporti erano sempre molto tesi e poco adatti a discussioni filosofiche o artistiche, che invece manteneva con Strahov, con Maikov, con tutti i suoi più grandi invece compagni di avventure letterarie. E io aggiungerei solo, a proposito di questa famiglia difficile, quello che, tornando alla figura di Dostoevskij che traspare dalle lettere, la figura del figlio adottivo, cioè del figlio della prima moglie, che lui sente in realtà come un proprio figlio e che sostanzialmente per tutta la vita lui tenta di mantenere, anche perché questo ragazzo Pasha era un po' uno scapestrato, quindi in realtà poverino, gli era morto il padre che era piccolino, poi gli muore anche la madre, insomma la situazione non era rosea. Sappiamo dai diari di Anna Grigorievna che Pasha era anche particolarmente crudele verso la seconda moglie di Dostoevskij, apertamente la odiava. Poi qui bisogna sempre fare la tara, chissà chi ha ragione, però ecco appunto un Dostoevskij veramente amorevole e di sostenere questo figlio, che questo figliastro che giustifica anche nella sua condotta, dicendo beh, insomma anche lui si comporta così perché in sostanza ha vissuto una vita difficile. Ecco, la figura di Pasha mi ha sempre colpito. Sì, concordo con te. Diciamo qualcosa avevo letto nei precedenti epistolari, però qui veramente emerge sì questo, la preoccupazione per questo che non è il suo figlio, ma di fatto che lui sente appunto come quasi una responsabilità morale nei confronti della crescita di questo ragazzo, che non gli rimanda lo stesso affetto come hai detto tu, ma probabilmente. E invece una cosa che mi ha colpito è che volevo che voi poi faceste un commento a proposito di questo aspetto. Allora, quando si parla di scrittori, solitamente li si tratteggia così, si fa quasi un totem, una figura delle raffigurazioni astratte, come se fossero nell'Olimpo, lontani dal mondo un po'. E quindi si parla poco del corpo degli scrittori, cioè delle sensazioni fisiche, di quello che riguarda proprio la fisicità, la corporalità, quella gamma di emozioni che partono proprio dal corpo e che parlano del corpo. E qui dalle lettere invece io ho visto molte sensazioni fisiche, molte descrizioni del corpo. Ci sono le lacrime, viene descritta la morte nelle ultime pagine, lo stesso con una lucidità impressionante, praticamente descrive... cioè si rende conto del suo stato di malattia e lo descrive dettagliatamente. Questa cosa mi ha impressionato tantissimo, perché lui descrive proprio tutte le fasi appunto della degenerazione, l'enfisema polmonare che poi appunto lo porterà alla morte, e lo descrive veramente con dei particolari che veramente fanno impressione per la lucidità che lui mantiene fino agli ultimi istanti della sua vita.
E se non sbaglio, lui peraltro detta queste parole, perché detta le parole ad Anna per farle avere ad una appunto amica di lungo corso, insomma, mi sembra, se non sbaglio, appunto è questa la lettera in cui si fa riferimento proprio a questa, alla parte finale della malattia. E poi c'è appunto la morte, per esempio la morte di Sonia, un momento terribile. In una lettera a Michael lui descrive della morte di Sonia, dice: abbiamo seppellito Sonia, quindi la morte viene vista proprio negli occhi, non si risparmia, non ci sono mezze misure, è proprio la decomposizione, che è anche un tema del corpo, che è anche un tema capitale nella poesia dostoevskiana, che l'ha ossessionato. Ricordiamo il Cristo di Holbein, insomma, ci sono dei momenti in cui il tema della fisicità, della degenerazione del corpo, insomma, che lo ossessiona, perché dice: quel quadro mi potrebbe fare perdere la fede. Cioè, insomma, c'è tutto, ritorna un po' forse questa ossessione della morte, del corpo che si deteriora. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché ho visto veramente un Dostoevskij fisico, cioè una cosa che io desideravo vedere. Quindi vorrei magari un commento a proposito, perché è un aspetto molto molto interessante. Sì, beh, se vuoi inizio io, Ele, poi aggiungi tu qualcosa. Sicuramente non si risparmia Dostoevskij, niente, no? L'abbiamo detto più volte in questa chiacchierata. Era un uomo non dalle mezze misure, dalle tinte forti, quindi nel massimo della felicità, della gioia, della venerazione, fino a sprofondare negli abissi più bassi, anche nei dettagli appunto corporali. Le lettere che raccontano, che comunicano la morte dei figli, che sono state due purtroppo nella vita di Dostoevskij, sono, ecco, lì è quando il traduttore si sente di troppo, no? Si sente veramente un po' un terzo incomodo nel pensare a quello che un uomo potesse vivere, un padre potesse vivere in quei momenti. Però c'è da parte di Dostoevskij appunto una capacità di non nascondere nulla, di non nascondersi. Sicuramente, ecco, Dostoevskij non ha mai cercato di mostrarsi un superuomo, un super macho, no? Che tra l'altro invece è una caratteristica, anche il machismo, abbastanza russa come tradizione. In questo Dostoevskij tende semmai di più all'abbruttimento personale, anche questo spesso esagerato, anche questo spesso più sempre con gli denti manipolatori di cui abbiamo parlato prima, però non ha problemi a gettarsi ai piedi della moglie di turno o del creditore di turno, raccontando tutte le ambizioni del caso. E in questo senso anche i dettagli corporei non sono mai risparmiati, anche perché appunto il corpo di Dostoevskij era un corpo martoriato dalle sue vicende personali, dai continui viaggi. Ricordiamo che trascorse buona parte della sua vita all'estero, non esattamente per propria passione e piacere, ma più che altro perché sapeva che avrebbe avuto problemi a tornare in patria per i debiti insoluti, e quindi anche questo continuo spostarsi e vivere in condizioni precarie, economiche, psicologiche, sono tutti segni che si sono ripercossi poi nel corso della vita anche sul suo corpo. Come hai ricordato tu, l'enfisema lo aveva colpito fin da giovane, anche perché fumava tantissimo e mai smise, e quindi anche questo continuo respiro bloccato, che forse un po' si ritrova anche nel suo modo di scrivere, no? Questa prosa un po' strozzata a volte, sono stati determinanti anche per molti, molti momenti della sua vita. Sì, sì, sono d'accordo anch'io, e sono d'accordo con quello che dicevi sulla piena consapevolezza del suo corpo, di quello che sta succedendo nel suo corpo. Consapevolezza e anche consapevolezza nel momento in cui si avvicina alla morte. Ricordiamo che Dostoevskij era stato di fronte alla morte, nel momento in cui era stato condannato a morte. Già la prima fila di condannati all'esecuzione era stata portata avanti, era stata bendata per essere fucilata, e a cavallo era arrivato il messaggero dello zar per dire che la condanna a morte era stata commutata in condanna alla prigione, poi all'esilio. E ecco, Dostoevskij pensava, da lì a 5 minuti pensava di morire,
Quindi è come se quell'evento gli avesse, e lo ritroviamo anche nell'idiota, cioè questa, c'è la descrizione, una descrizione molto simile in realtà alla realtà biografica, è come se quell'evento gli avesse fatto chiarezza sulla morte. In fondo non sappiamo che cosa prova un uomo davanti alla morte, ecco, Dostoevsky l'ha provato e gli è stata data la possibilità di continuare a vivere dopo quel momento. Quindi sicuramente una sensibilità acuita da questo avvenimento. E poi una sensibilità legata anche all'altra grande malattia, all'epilessia di Dostoevsky, a questi momenti che precedono l'epilessia, sempre descritti poi anche nell'idiota, momenti di tremenda lucidità, lucidità che porta anche a una visione superiore, ma sicuramente anche tremenda lucidità riguardo al proprio corpo, cioè da lì a un attimo sai quello che ti sta per capitare. Quindi sì, la dimensione corporale non può, che viene fuori in queste lettere è una chiave di interpretazione per la sua arte, sicuro. Bene, se siete d'accordo, io vi passerei qualche domanda da chi ci segue. Ce ne sono parecchie, magari sto selezionando le più interessanti, un attimo che le vedo. Dunque, Marco Casucci chiede, testualmente riporto, volevo sapere se dall'epistolario emergono dettagli sul rapporto di Dostoevsky con il filosofo russo Solovyov. Grazie. Sì. Prego. Sì, allora, del filosofo russo Solovyov ne parla in alcune lettere, era diventato una figura importante nell'ultima parte della sua vita, c'era una grande differenza di età, ma avevano avuto occasione di conoscersi e avevano anche intrapreso poi un viaggio importante per Dostoevsky. Non ne parla moltissimo nelle lettere, almeno io non ho un ricordo così... presente di qualche descrizione particolare. Lo aveva citato, e mi pare in una o due lettere alla moglie, proprio appunto perché aveva trascorso del tempo con lui ed era andato anche ad ascoltare le sue lezioni che teneva pubblicamente in quel periodo. Solovyov, le sue lezioni filosofiche, era sicuramente un interlocutore con cui Dostoevsky amava conversare, proprio perché erano appunto due menti che avevano molte risonanze, avevano molte caratteristiche in comune e temi da affrontare, quindi era senz'altro una figura che lui teneva in conto. Guarda Giulia, leggo proprio testualmente dalla lettera appunto che parla a Peterson, che parla di Solovyov, in cui forse dei corpi, cioè lui dice appunto che condividono, insomma sto cercando di sintetizzare, condividono la credenza nella risurrezione, insomma nel tema della risurrezione, che è un grande tema peraltro, quindi diciamo in Solovyov probabilmente vede appunto la possibilità, no, di insomma, della risurrezione, che ha come Cristo, chiaramente come figura di riferimento Cristo, quindi sicuramente un tema che ricorrerà importantissimo. Io lo vedo molto forte nella fine dei Fratelli Karamazov, per me in quell'epilogo accanto alla tomba di Kolia abbiamo, secondo me, proprio il tema risurrezionistico, secondo me emerge in tutta la sua cristallinità. E, insomma, quindi sì, diciamo che ci sono delle lettere e sicuramente Solovyov condivide questo tema, vediamo. Il tema era anche condiviso con Fyodorov, con l'altro grande, con questa figura straordinaria che poi sarà il bibliotecario della biblioteca bienica di Mosca, ma veramente un personaggio straordinario della cultura russa, che dialogava infatti appunto con Dostoevsky, Tolstoj, con tutti i grandissimi pensatori e scrittori dell'epoca, e che aveva avuto questa grande teoria della risurrezione dei corpi, con cui sicuramente Dostoevsky aveva avuto dei contatti e con cui si era interessato nella parte finale della sua vita. Tra l'altro poi Florensky riprenderà molto questi dialoghi tra Solovyov e Dostoevsky
le sue opere. E poi vediamo se ci sono dunque altre domande. Sì, Francesco Pastorino, mi ricollego al tema avanzato dall'amica Antonella Nocera e vi chiedo se dall'epistolario emerge qualcosa a proposito del Cristo morto, del suo rapporto controverso con il cattolicesimo e più in generale della sua profondissima fede cristiana. Grazie e complimenti per il bel dialogo. Prego. Grazie, sì, sì, dalle lettere, c'è la famosa lettera alla Fanvisina, che era la moglie di uno dei decabristi che erano stati mandati in esilio in Siberia, con cui lui dialoga e era, fra l'altro, nel suo tragitto verso la Siberia, Dostoevskij aveva incontrato proprio queste mogli dei decabristi e la Fanvisina gli aveva regalato il Vangelo, che lui si porta in Siberia, e parlando con lei poi in una lettera scrive la famosa frase tanto citata: se mi dimostrassero che da una parte c'è Cristo e dall'altra c'è la verità, preferisco rimanere con Cristo che con la verità. E oltre a questa frase appunto molto spesso citata, il lavorio di fede e di tutte le anche i tormenti di fede di Dostoevskij si ritrovano nelle lettere. In alcune lettere dice: io sono un ateo, però un ateo alla ricerca. Insomma, l'ateismo di Dostoevskij è ben lontano da essere l'ateo, ecco, ma lo vediamo anche poi nei personaggi dei suoi romanzi. Comunque sì, c'è una, si percepisce questa ricerca. Sì, nei demoni diceva che un ateo è più vicino a Dio rispetto a un uomo, insomma, un credente, esatto. Addirittura, diceva. Quindi sì, sicuramente un ateismo molto particolare. E poi Giorgia Cambiano, sì, poneva delle domande riguardo la lingua russa, le caratteristiche formali, il ritmo che dà le parole, se la lingua russa che adopera varia in base al destinatario della lettera e se questo è stato motivo di difficoltà nel corso della traduzione. Un po', diciamo, ne abbiamo parlato all'inizio, però non so se volete ulteriormente aggiungere qualcosa. Sicuramente la lingua variava a seconda dell'interlocutore, come varia in tutti noi, ecco, una comunicazione amorosa e affettuosa alla moglie era evidentemente diversa alla comunicazione che mandava Stellovski, che era tendenzialmente più ingiuriosa e piena di cattiveria e bile che travasava il povero Dostoevskij nell'affrontare il suo processo contro quel farabutto. Quindi ovviamente c'era una diversità di registri, di stile, di linguaggio, e la difficoltà è sempre quella di rendere il miglior servizio, quindi di mettersi al servizio del testo. Credo che il riferimento primo e massimo di ogni traduttore sia il testo, è da lì che si deve partire e da lì si deve arrivare. Poi il traduttore mette dentro di sé, passa dentro di sé quel testo e lo restituisce con, ripeto, con la massima precisione possibile, con tutto quello che implica la parola precisione quando si parla di traduzione, che è un discorso però troppo lungo da affrontare. Sì, poi interessantissimo, complimenti davvero per voi. E poi c'era la professoressa Ghidini, però all'inizio scriveva: non parlate male di Fedia, ma non abbiamo parlato male, non ci siamo assolutamente permesse di parlare male, solo elogi, abbiamo anzi ulteriormente aggiunto elementi a favore di questa che perché sennò poi torna indietro se si parla male di assolutamente. No, assolutamente. Va bene. Insomma, poi magari poi se volete poi dare un'occhiata, qualcuno magari ha scritto anche prima, io non riesco a vedere i commenti precedenti, purtroppo. Vediamo se... Sì, scherzavo, sì, dice la professoressa, scherzavo, sì, ma... Uno scherzo, come dire. Abbiamo colto, grazie professoressa. Dunque, io direi... Bene, abbiamo sforato l'ora, che è passata però con grande, secondo me, leggerezza e grande, come dire, un grande interesse, davvero. Io starei ore e ore a farvi domande, ma non mi sembra il caso di sequestrarvi proprio in questo spazio, anche perché, insomma, probabilmente sarete anche stanche. Di ripetere, secondo me, avrete rilasciato moltissime interviste, però secondo me emergono sempre nuove cose, spero almeno... che abbiamo trattato anche dei punti, insomma,
trasversali. Comunque il nostro intento era quello di, abbiamo chiamato l'altro Dostoevsky questo evento proprio per cercare di aprire un po' gli orizzonti anche degli studi classici dostoevskiani, di far vedere, di far emergere anche appunto altri elementi, come penso siano emersi stasera. Per cui io davvero vi ringrazio tantissimo di essere state con noi. Grazie a voi. È stato un grandissimo piacere. Anch'io mi unisco, grazie mille, è stato davvero molto interessante. Grazie a voi, davvero. Quindi ci salutiamo, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, pubblicheremo la locandina con i prossimi appuntamenti prossimamente a marzo, quindi arrivederci a tutti e grazie. Grazie, grazie. Grazie. Ciao, Giulia.